Fratelli e sorelle, buonasera. Oggi è il 1° maggio, quando noi registriamo questo insegnamento, si apre il mese dedicato a Maria e poiché c'è qui Davide con noi, essendo un giorno festivo, facciamo l'insegnamento insieme. Parleremo di Maria nel Vangelo, le parole di Maria nei Vangeli. L'angelo Gabriele annuncia a Maria che sarà la madre di Gesù. Maria risponde in questo modo: come è possibile? Non conosco uomo. Noi non siamo molto abituati a pensare a Maria come una persona vera. E una persona vera è una persona che riflette, che medita, che si interroga. Maria è una donna che medita, che riflette, che si interroga. Che uso facciamo noi della nostra ragione? Quanto impieghiamo del nostro tempo per meditare sulla volontà di Dio per noi, così come fece Maria? Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Dopo i dubbi di Maria, l'angelo le risponde che lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra e nascerà Gesù, il Figlio di Dio, dal tuo grembo. Maria risponde: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Maria è la donna della fede, della fiducia. Maria ci mostra la strada che Dio ci chiede per farlo entrare nella nostra vita. In fondo è una cosa molto semplice. Ci chiede di credere nella sua parola, di fidarsi anche quando non capiamo fino in fondo quello che sta succedendo. Maria dice: sì, credo in te, credo nella tua parola. E Gesù avvolge la sua vita, entra nel suo grembo e prende possesso di tutta la sua vita. Così Maria chiede anche a noi di imitarla, di credere, di fidarci di Dio perché Dio possa entrare adesso nel nostro cuore, nella nostra vita e in tutte le situazioni che gli presentiamo. L'unico discorso che conosciamo di Maria è quella preghiera chiamata Magnificat. È troppo lunga e non ve la leggo tutta, solo alcuni versetti. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo. Pensate, in alcuni regimi del Centro America questa preghiera era vietata, perché è considerata rivoluzionaria. Maria è una donna forte, una donna sociale, una donna che denuncia, una donna impegnata. Questo aspetto di Maria anche non è molto conosciuto, ma ci interroga sul nostro impegno sociale, sul nostro ruolo come cristiani dentro il contesto culturale in cui viviamo. Ancora una parola di Maria. Siamo al Tempio. Sono passati 4 giorni da quando Maria e Giuseppe cercano Gesù. Maria e Giuseppe trovano Gesù, sappiamo, lì al Tempio, e chi parla è lei, non il marito. E Maria dice a Gesù: figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Maria, donna che conosce l'ansia dell'essere madre, la preoccupazione per il figlio. Maria, donna che non sa come essere madre prima ancora di esserlo, ma che apprende questa difficile arte giorno dopo giorno.
Maria, donna che conosce l'angoscia dell'essere madre. Maria dunque non donna che sa tutto fin dall'origine, ma donna che è davvera donna, come noi, giorno dopo giorno, conosce come si deve agire. Maria la troviamo alle nozze di Cana, all'inizio del ministero di Gesù. Non hanno più vino. È molto bella questa parola perché si illumina una caratteristica di Maria che vuole donarci, regalarci, ed è l'attenzione. Maria è una donna attenta. Maria è una festa di nozze e vede che è finito il vino. Maria ha gli occhi attenti su chi è accanto, sulle persone che ha vicino, sugli invitati, e si preoccupa della loro felicità. Questa preoccupazione per la felicità degli altri è quello che è racchiuso in queste parole: non hanno più vino. E dietro queste parole, non hanno più vino, c'è anche il segreto della preghiera, perché la prima cosa che Maria fa quando si accorge che le persone che accanto rischiano di essere tristi, si rivolge al Signore chiedendogli: non hanno più vino. E questa è proprio la preghiera che noi possiamo vivere per tante persone che abbiamo accanto. La parola che segue subito questa affermazione di Maria è: fate quello che vi dirà. Quando i servi accorrono, Maria gli dice: fate tutto quello che Gesù vi dirà. Maria indica con questa parola un'altra azione molto importante. Dopo la preoccupazione, dopo aver pregato per le persone che accanto, dopo aver chiesto a Gesù l'aiuto, si rivolge direttamente ai servi, agli invitati, rivelandogli il segreto della vita. Fate quello che Gesù vi dirà, ascoltate Gesù. Indica Gesù e porta tutti a Gesù, e sempre solo fissa l'attenzione su Gesù. Con questa parola, fate quello che vi dirà, Maria ci insegna anche una strada da percorrere noi con i nostri fratelli, cioè di andare, di non vergognarci di parlargli di Gesù, della felicità che il Signore può donare alla nostra vita, che dona e che può donare alla loro vita. Le parole che dice Maria sono solo queste, o meglio, Maria avrà detto tantissime altre parole, ma nel Vangelo sono ricordate solo queste. Quando Simeone al Tempio riceve Gesù tra le braccia e profetizza che a Maria una spada le trafiggerà l'anima, Maria non dice nulla. Quando sotto la croce Gesù le dirà: donna, ecco tuo figlio, rivolgendosi all'apostolo amato, al discepolo amato, Maria non dirà nulla. Maria rappresenta Pentecoste, ma non dice nulla. Avrà detto qualcosa sicuramente, ma non sappiamo cosa. Il Vangelo ci presenta Maria soprattutto come una donna del silenzio, una donna dell'ascolto, una donna lenta a parlare, pronta ad ascoltare. Quanto bisogno c'è oggi di persone come Maria, capaci di ascoltare più che di parlare. Ora, fratelli e sorelle, vi invito a considerare quali tra questi atteggiamenti di Maria che abbiamo visto sono quelli che più ne abbiamo bisogno. Ognuno può sceglierne uno e condividere su qual è l'atteggiamento di Maria che più in questo mese di maggio vuole fare proprio. Che il Signore vi benedica. Da Samuele e David. Ciao!